Ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina. Mancano pochi iscritti per arrivare ad 8.000. Datemi una mano di avere ciò che era mio. Mi è toccato ripartire da capo perché molto probabilmente questo canale a quest'ora potrebbe contare circa 20.000 iscritti. Chi lo sa? Quindi datemi una mano. Iscrizione al canale gratis e campanellina. Non sei obbligato. Stai calmo. Anche se è gratis, stai calmo. Non lo so dov'è il cinese. Non lo so. Dov'è i cinesi? Sentite le parole di Pioli dopo la partita di ieri. Un piccolo estratto. Oltre che siete lo scandalosissimo, paletti di voi. È chiaro, no? È chiaro, voi siete delle merde uguali! Siete una squadra di promozione, di dove parlate solo. Voi parlate solo. Voi, scusami, esci. Voi siete scandalosi, voi siete vergognosi, voi parlate, tu, voi camminate in mezzo a contro una squadra di 2-0, 2-2, all'altro lo perdono. Io ieri non sapevo che fa, ho detto fammi guardare questa squadretta. Mi ero messo sul divano, ero andato. Era da poco, ha finito la partita nell'Inter. Ha detto fammi vedere sta squadretta. Non avevo voglia di guardare un film. Ma come si fa? Ma dove vuoi andare, un Pioli? Ma dove vai, un scarpina con Cenerentola o le scarpine bianche lì? Ma lascia perdere, per favore. Te lo ripeto per l'ultima volta. La prossima volta che vedo la maglia attaccata alla caldaia, chiamo i vigili di fuoco. Perché ora incominci a sudare, eh? Renzi, report, attenzione, come fanno quelli bravi, edizione straordinaria, boom, bing, bang. Ma perché non l'ha detto nessuno, ragazzi? Ieri sera, report, la trasmissione report, la conoscete? Ecco, innanzitutto Renzi ha querelato report perché ha detto io non ho mai proposto la Fiorentina ai sauditi e ai sauditi non interessa la Fiorentina. Cosa numero uno, l'ha detto stamattina Renzi, che ha querelato quelli di Report, un giornalista di Report, ma il signor Ranucci ha detto, parlando di tutti gli accordi della Supercoppa degli Arabi, dell'Italia, degli investimenti, il signor Ranucci ha detto che i sauditi stanno per prendere una squadra italiana. Sarà proprio la Fiorentina? Incominci a sudare. Incomincia, ti vedo la gocciolina dietro la schiena, anche se sei frontale, pigli tutta la telecamera, ma io la vedo la tua gocciolina dietro la schiena, perché quel giorno arriverà, ricordatelo. Com'è la gocciolina? L'è fredda dietro la schiena, vero? Ti dà quel brivido. Quindi al report hanno detto che i sauditi prenderanno una squadra italiana, tra i tanti investimenti, Saudi Vision 2030. E qui si comincia a sudare. Anche perché, ragazzi, io voglio spiegare una cosa, no? Cioè, tra l'altro saluto Mattia perché ci siamo chiariti al telefono. Ciao Mattia, non è come dici te, non avrei avuto motivo, fidati. Ma a me l'importante è che vada via il cinese. Poi per me potrebbero essere indiani, americani, davvero, giapponesi, islandesi, ma a me cosa me ne frega? L'importante è che mettano soldi. Ma se ti dico che sono i sauditi, è perché lo so, è perché sono sauditi. Lo vedi e sono mascati tutti i centinaia di nomi che hanno fatto. Tutti sono mascati. Zidiacus, ragazzi, ma cosa ragioni che con quello c'è il parrucchino lì, giallo limone? Ha fatto una live su Instagram, ma di cosa vuoi ragionare? Ovviamente sto scherzando, Zilius ha fatto una live su Instagram con due tifosi dell'Inter, con due ragazzini che hanno, ma vorrei essere io ragazzino, ragazzino non offensivo, che fanno le live su Instagram. Ma secondo te, uno vuole un plan l'Inter va a fare le live su Instagram con due ragazzetti, 100 persone collegate in quella live, ma di cosa ragioni? Zilius va su Instagram, se lo chiamo sui canali, viene anche sui canali, Zilius. Ma Zidane, Antani, che fine ha fatto? Invece, dove sono finiti anche gli ultimi nomi? Scomparsi tutti. Questo canale c'è stato un certo Facchetti, c'è stato un certo Altobelli, c'è un motivo. Forse perché non siamo degli scellerati come i detrattori ci dipingono, ovviamente perché sono gelosi.
4 milioni e 2 di visual, 8.000 iscritti, iscrivetemi neanche a poi, in 17 mesi. Questo è un canale, non è che dà noia, di più. Ma io non ho nessuno che mi dice cosa dire e soprattutto c'è una cosa che mi rende inattaccabile e allo stesso tempo pericoloso verso qualcuno, ma senza il mio intento di essere pericoloso. È che io dico quello che mi pare e posso dire tutto quello che voglio, ovviamente nei limiti. Non ho interessi economici, quello mi rende già molto più credibile per certi versi, perché se io sono 2 anni e ti dico guarda, secondo me arriveranno i sauditi, se lo dici anche Report ieri, se lo hanno ridetto tutti i giornali in Italia, ti dice è stato tutto sport, ok, allora poi aspettiamo e lo dica la Gazzetta, i sauditi prenderanno l'Inter, ma che lo sponsor dell'Inter era Qatar Airways, chi te l'ha detto in Italia? Io non mi sono mai lodato, non mi piace lodarmi. Chi te l'ha detto che uno sponsor qatariota sarebbe stato sponsor di una proprietà saudita? Non nemmeno io, te l'ha detto Alessandro C. Quindi, se 8 mesi fa, addirittura la gente, ma che cazzo dite, qatarioti su una sponsor dei sauditi? Ma la gente non sapeva che era già successo che Qatar Airways sponsorizzasse una squadra saudita. Basterebbe informarsi, come bastava a qualcuno scaricare la visura camerale dell'Inter per sapere che il 99,6% delle quote dell'Inter sono impegno alla Glass Trust. Basta scaricare la visura camerale dell'Inter, tutto documentato. Com'è lei la gocciolina? L'è fredda? Non lo so dove è il cinese. Leva la maglia dalla caldaia. Leva quelle magliettine di mercato dalla caldaia perché chiamo i vicini di fuoco. Ciao, Inter.